Ciao amici di Tariato Games, buonasera. Ultime due partite di fase con un obiettivo e una prosecuzione di sperimentazione. L'obiettivo è finire sopra 1600, ci sono già, basta non perdere le ultime due e speriamo che accada. E poi porto avanti questa sperimentazione a livello 3 dei passaggi, che ieri non mi è dispiaciuto affatto, sia nel piacere di giocare, sia anche nei risultati. Un pareggio, una vittoria è un buon risultato. E allora qui noi mettiamo Rabione, Mark Griezmann là davanti, che potrei mettere se no? Vabbè, ah, c'è Messi così e Cristiano Ronaldo, e allora partiamo con la vecchia guardia così. Sì, mi piace. E allora cominciamo queste due partite. L'avversario di divisione 2, anche lui più basso di me, sta a 8000, però abbiamo visto che anche ieri il secondo avversario battuto era 10.000, ma è stata dura. Continuiamo con il passaggio a livello 3 e vediamo come va. Gli avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera. Nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Buono. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Siamo in uno degli stadi più caldi del mondo e il pubblico stasera ce lo sta dimostrando. L'atmosfera, ragazzi, ve lo devo dire, no, è davvero elettrizzante. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Occhio al tiro! Che miseria, che gol! Gli è bastato un attimo per impadronirsi della partita. Ha aperto le marcature con una rete importante. L'hanno cercata e voluta fortemente, ma c'è ancora tanto da giocare. Devono essere bravi ora ad amministrare il vantaggio. La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. Che giocatore! Gli avversari non lo lasciavano respirare, ma lui se li è mangiati. Ha dimostrato classe e ottima forma fisica. E la partita inizia alla grande, subito gol. Avanzare l'azione con il lancio lungo, cerca il movimento dei suoi in profondità. L'Italia ha già la partita in salita, c'è ancora tanto da giocare, però devono riuscire a riprendersi in fretta dallo shock del gol subito e pensare soltanto, cioè quello non era fallo, manca ancora molto alla fine. Ecco il tiro, meno male. Sto vedendo delle cose un po' allucinanti. Vabbè. Ha letto benissimo la c'era un fa da dietro, di dietro ti entrano da dietro, voglio dire, sono pronti a salire. Vediamo se riesco. Come fai a prendere il pallone senza non prendere il giocatore? Torre, si salvano con la traversa. Una buona iniziativa, ma non è bastato. Grave distrazione qui. No, mannaggia. Hernandez. Mi sembra che abbiano deciso di adottare una disposizione in campo più accorta. Sono più e qui prende. Ma cioè, io faccio fallo, lui no. Va bene. Questa curta. L'Italia ha avuto grandi occasioni a disposizione, ma in svantaggio. Hanno l'opportunità di andare in contropiede. Sbaglia il passaggio. Buono. Mal calibrato. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Wilshere. Neymar. Detta lo scatto del compagno con un filtrante. Bastava un tocco leggermente più accurato. L'idea però non era niente male. Al centro c'è sempre meno spazio. Bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Palla buttata via, peccato. Ma come palla buttata via, cerca forse la fondo sulla sinistra. Maradona. Cristiano Ronaldo intercetta il pallone, ben fatto. Maradona.
Palla a Bernardo Silva. Rabiot. Va al cross. Il direttore di gara indica il tiro della bandierina. Va sul sicuro e l'allontana senza pensare. Neymar. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Sul filo del gioco. È incredibile. Cioè, a me me li chiama tutti. Vabbè. Qui era, a me sembrava entrato nel, sulla palla. Però. Un nuovo calcio piazzato, vediamo se provano qualche schema. Wilshere. Avanzano con una intricata rete di passaggi. Ruba palla in modo magistrale. È occasione persa questa, ha sbagliato l'ultimo passaggio. A volte è necessario dimostrare un po' di pazienza, aspettare il momento giusto per servire i compagni. Un passaggio un po' telefonato in questo caso. Hernandez. Si destreggiano con un buon possesso di palla. Tocca in avanti. E l'arbitro, con l'assistenza del guardaline, dice che c'è stato offside. Il pallone per Neymar. Cristiano Ronaldo. Occhio, possono ripartire qui. Rabiot. Bell'anticipo, ora possono ripartire. Costa curta, cerca la traccia in profondità, trova un modo per passare. Che giocatore tempestivamente. Palla recuperata dopo averla persa, ma solo per un attimo. Palla recuperata e ora possono ribaltare rapidamente l'azione. Prova con una palla filtrante. Bernardo Silva. Bernardo Silva la mette in mezzo. Fa viaggiare il pallone in verticale. Ma è calcio d'angolo. Ma io non l'ho tirata, Ronaldo. Come fa? Questa non l'ho capita, eh. Costa curta. Cerca la profondità, ma niente da fare. Bernardo Silva. Cerca di dare ampiezza al gioco. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Ed ecco che arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo. Una gara tutto sommato divertente e piacevole. Il primo tempo ha regalato qualche emozione e un solo momento significativo che coincide con l'unico gol fin qui messo a referto. Mi sembra che manchi loro un po' di cattiveria, specialmente nel reparto offensivo. Non sarei sorpreso di vedere un paio di cambi nel secondo tempo. Substitution in progress. Si parte per la seconda frazione di gioco. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. La difesa è invalicabile oggi. Costa curta. Ribalta il gioco sull'altra fascia. Hernandez si lancia sulla fascia sinistra. Palla del Piero. Tornano subito sulla palla. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Difesa impeccabile qui. Non gli hanno lasciato lo spazio per concludere. E poteva certamente fare meglio su una palla molto intelligente. Che rischio.
Quest'azione dimostra quanto possano essere efficaci. Io non l'ho vista la deviazione, vabbè, sarà una stato volta lì, bisogna fare gol. Il pressing era troppo deciso per pensare di giocarla verso un compagno. Griezmann. No, non ce l'ho fatta a indirizzare il passaggio. L'Italia è in svantaggio e ha tirato di meno, ma basta un piccolo sforzo. La differenza in campo non è abissale. Grazie lo scatto sul fondo. La per la fiducia, Caressa. Intervento tempestivo a sbrogliare la matassa. Possesso palla preciso, la fanno girare. Sbroglia evitando di farsi la rubare. Di lì. Sono al costante inseguimento della palla. Non è un buon segno questo. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Messi. Una bella giocata nello spazio. No, peccato. Aveva diverse opzioni davanti a sé, ma non è stato in grado di sfruttarle. Un paio di suoi compagni avranno da ridire su questa gestione. Abbiamo fatto bene qua invece. L'altezza sui calci piazzati è decisiva. C'è ben poco da fare se l'avversario salta più in alto di te. Va di testa! Ah, che peccato. La conclusione è uscita. Peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Hernandez, lungo passaggio in avanti. Arriva Cristiano Ronaldo, un altro passaggio ben eseguito, buona costruzione. Palla a cercare la profondità. Vede lo scatto e cerca la profondità. Resiste e conserva il pallone con caparbietà. Pronto al tiro. Si riprenderà con una rimessa laterale. Lo sposta di peso e gliela porta via. Prova a darla profonda nello spazio. No, fuori gioco. Potrebbe essere fuori gioco. Sì, si alza la bandiera. Sì, l'avevo visto, però è venuto istintivo provarci. Mi sa che tra poco vedremo qualche altro cambio. C'è movimento in panchina. Del Piero. Ci prova con un pallone profondo. Brutta palla qui nella terra di nessuno. Bella questa azione. Devono continuare ad insistere. A questo punto sarebbe inutile essere prudenti. Devono spingere. È proprio così. Errore qui, pallone sprecato. Gioca con un pallone lungo. Hernandez. Scodella in avanti. Rodri. Pallone interessante in verticale. Una manovra avvolgente che ha liberato il giocatore sull'esterno. La spazza via, evita guai. Meritano gli applausi del pubblico per la loro fame di gol. Vogliono mettere il risultato al sicuro e non lasciare niente al caso. Ecco Mbappé. E se ne va. La riprendono immediatamente. Mbappé. No. Che rischio si che è preso peccato. Con questo pallone. Del Piero. Il tempo scorre e devono fare qualcosa per recuperare lo svantaggio. Beh, l'importante è che continuino a crederci. Potrebbero avere ancora qualche occasione. Non hanno tutto il tempo del mondo. Devono sfruttare meglio le occasioni che riescono a costruire. Costa curta. Prova a superare la difesa con un filtrante. No, La gioca in avanti con un filtrante.
Forse mi è costata la partita il livello 3, ma se voglio imparare, voglio migliorare, ci sta pure questo. Poi l'avversario era bravo, niente da dire. E quest'ultimo passaggio, il passaggio precedente, ragazzi, dai, ci giochiamo qui, se rimango a 1600 o meno, dai, vediamo un po' l'avversario. No, l'avversario era bravo, io un paio di cose le ho sbagliate per questo livello 3, ma va bene così, non importa. Vediamo, vediamo quest'ultimo match di fase. Quindi più forte del precedente in teoria, ma la valutazione lascia poi sempre il tempo che trova. Ok. Schema di gioco. Mbappé, Griezmann va bene. Dembélé, Cristiano Ronaldo. Allora facciamo. Facciamo così. E così. Sì. E beh, 3130. Bella squadrotta. Però quando li prendi i passaggi col livello 3 è fantastico. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera. Nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. La famosa curva sud del Milan, un esempio unico di devozione e attaccamento ai colori. Gara iniziata, siamo già nel vivo dell'azione. Milan e Italia. Gioca una palla lunga, interrompe l'azione avversaria con un bel anticipo. Pallone che poteva diventare pericoloso, ci mette una pezza. Cristiano Ronaldo si fa vedere per ricevere. Ai, stanno correndo rischi davvero inutili. Cristiano Ronaldo, e c'è il gol. Va bene. Gli è bastato un attimo per impadronirsi della partita. Sapeva che la squadra aveva bisogno di una sua giocata. Ed eccola, è quello che fanno i grandi campioni. Un tiro che ha disegnato una parabola perfetta, carica d'effetto. Che tiro pazzesco. Ha calciato bene, si è coordinato nella maniera giusta. Una conclusione splendida. L'ha messa proprio dove il portiere non poteva arrivare. E la partita inizia alla grande, subito gol. Cerca la traccia in profondità. Prova con una palla filtrante. Se ne va. Neuer dice di no. L'ha salvata con dei riflessi da gatto. Una parata eccezionale. Un intervento d'applausi. Guadagnano un tiro dalla bandierina. Il primo assoluto del match. Troppo forte. Ah, forse no. La toglie dalla porta. Mbappé. Palla in fondo alla rete. Grande impatto per lui sulla nuova squadra. Si va a prendere la fiducia grande di tutti con questo gol. E si riparte. Non è finita, ragazzi. 2-0. La partita si è messa bene per loro nel giro di una decina di minuti. Il calcio è fatto così, è fatto di momenti e di partite all'interno della partita stessa. Costruiscono la manovra con sicurezza. Uno dei portieri ha subito due gol in rapida successione. No,
Il punteggio è quindi di 2-0. Velocità di reazione e manovra offensiva sventata. Tenta il passaggio lungo. Il Beck ha un tiro troppo forte. Non devo mai farlo a tutta potenza, sennò va sempre a finire così. Iniesta. Kaká. È una buona occasione per trovare spazio. Zaccaria prova a superare la difesa con un filtrante. No, mal calibrato. Eto'o ruba palla in modo magistrale. Si libera della palla ed evita complicazioni. Ora Del Piero. Cerca il movimento di e via. Dopo il bel gioco fino a un certo fin quando si può. Sembrano aver eretto un muro in difesa. E ora un duello. Griezmann cerca il tiro. E arriva il gol. Un 1-2 veramente da KO. Ci ha provato a pararle tutte il portiere. Qui proprio non ha colpe. Si è fatto trovare pronto. Ha intuito che il portiere non sarebbe riuscito a trattenere il pallone. E va bene ragazzi, è finita prima. È andata molto bene. Dai, finiamo a 1.600, finiamo a 52% di vittorie. Insomma, questo livello di passaggi a 3 mi piace molto, devo dirvi la verità, e quindi penso che lo terrò. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Ci vediamo domani mattina per la nuova fase del campionato, per l'aggiornamento del giovedì. Buona serata.